Politiche convergenti, cooperazione, percorsi di crescita e sviluppo grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Sono questi i pilastri del nuovo programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea e presentato a Palazzo Ducale a Lucca nell'ambito del tour nelle province interessate. Il programma ha un budget di 193 milioni di euro. Per l'Italia i territori coinvolti sono tutti quelli che si affacciano sull'Alto Tirreno, quindi la costa toscana, quella ligure e la Sardegna. E per la Francia i dipartimenti della Corsica e delle Alpi Marittime, Provenza e Costa Azzurra. Il presidente della provincia, Luca Menesini, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i territori coinvolti per impiegare al meglio le risorse a disposizione. Fondi europei che aiutano i territori a crescere è quello di cui si parla oggi, soprattutto in questa parte del Mediterraneo. Abbiamo sviluppato nel tempo progetti che hanno permesso a giovani di trovare lavoro nell'ambito della nautica, con nuovi anche profili professionali. Abbiamo sviluppato progetti di valorizzazione turistica, anche di un turismo minore e quindi anche legate al cosiddetto turismo lento. La nuova programmazione è una grande occasione per tutti gli enti, per il nostro territorio, verso la quale ovviamente ci dobbiamo attrezzare. Ad illustrare nei dettagli il programma Italia-Francia Marittimo è stato Filippo Giabbani, responsabile dell'autorità di gestione del programma, spiegando che l'obiettivo generale è quello di rafforzare la resilienza dei territori interessati e la capacità di fronteggiare l'impatto della transizione industriale ed ecologica.